Sono particolarmente felice di prendere parte a questa cerimonia, che rappresenta per me la prima occasione di saluto e di incontro con i responsabili istituzionali, le autorità interessate, gli addetti ai lavori, gli studenti di un settore tanto prezioso quanto articolato, ma quello del mondo della formazione superiore ed artistica. Come saprete, è già stato detto, ho l'onere e l'onore, come vice ministro al MIUR, di una delega piena per l'AFAM, l'Alta Formazione Artistico-Musicale. Esiste un solo precedente nella storia degli ultimi governi con il quale potersi confrontare da questo punto di vista, e risale a quasi più di 10 anni fa. Ed è quindi un piacere per me salutare oggi proprio l'ex sottosegretario Nando Dalla Chiesa. A lui bisogna infatti risalire per trovare chi nel medesimo mio ruolo, seppure in un contesto diverso, mi ha preceduto nella possibilità di svolgere con un'analoga consistenza di mandato un lavoro mirato su questo settore. Considero tale compito una grande occasione per poter fare la differenza. Vi invito tutti, istituzioni statali, non statali, rappresentanti degli enti locali, esponenti del mondo produttivo, direttori, studenti e docenti, ad unire le forze per far sì che i migliori intenti si traducano in azioni armonizzatrici di propulsione per lo sviluppo di un settore di pregio, troppo a lungo purtroppo trascurato proprio nel nostro paese. Un paradosso, come sempre, uno dei tanti paradossi italiani. Il quadro legislativo è, come saprete, abbastanza sconfortante. Questa è la parte più demoralizzante del mio discorso, poi è quella più positiva. Purtroppo anche aggravato nella sua problematicità dalla stratificazione di provvedimenti inorganici, incompleti, andare a casaccio, come spesso fa la politica, e così dilatati nel tempo da rendere il caso dell'AFAM emblematico per il grave stato di incompiutezza del processo di riforma varato addirittura 20 anni fa con la legge 508. Dico questo non tanto per recriminare sull'esistente, ma piuttosto con il preciso scopo di trasmettervi la mia volontà di intervenire con uno sguardo rivolto al futuro, per risolvere e potenziare l'AFAM, avendo l'obiettivo di cambiarne insieme a voi la narrazione. L'alta formazione artistica spetta un ruolo importantissimo dal punto di vista dell'impatto sulla società. In questa chiave di lettura ho in mente di concentrarmi non solo sulla messa a regime di strumenti qualificanti, la gestione complessiva del settore, tenendo ben fermo il principio di rispetto della sua peculiarità, identità artistica, ma anche di far emergere i temi propriamente legati alla higher education in senso lato, e cioè i tre obiettivi che competono all'università e alle AFAM per il bene di tutti i cittadini italiani: didattica, ricerca e terza missione, che io chiamerei piuttosto impatto sulla società. E poi chiamare la terza missione è come dimenticarsi sempre, non c'era un nome, gli abbiamo detto, vabbè, la terza cosa. Invece diamogli un nome proprio, no? L'impatto positivo, mi auguro, sulla società. Aggiungo che ho ben presente quanto la sfida di oggi, se parliamo di formazione terziaria, si debba attuare su scala internazionale, attraverso la messa in campo di strategie di sistema per tutto il paese. Ad un primo sguardo siamo di fronte ad un settore in apparenza frammentario, 144 istituzioni che afferiscono al MIUR in quanto statali o non statali, ma accreditate per il rilascio del titolo. Questo scenario è popolato da organismi molto diversi tra di loro, per vocazione e dimensione, un panorama quindi ad alta competitività. In realtà io credo che tale contesto diversificato costituisca piuttosto un punto di forza. Rimane tuttavia la questione di come ottimizzarne l'organizzazione, come implementare procedure trasparenti per la sua qualificazione e come esprimere un nuovo approccio improntato all'esercizio non solo di una burocrazia semplificata, ma semplicemente di una buona burocrazia. È chiaro a me come a voi che, se ben organizzato, il settore delle AFAM rappresenta proprio per la sua articolazione una potenza di fuoco che non ha pari in nessun altro paese dell'Unione, per non dire nel resto del mondo. Ci aspetta quindi un compito complesso che intendo intraprendere esprimendovi oggi la mia determinazione ad esercitare non solo una capacità di ascolto, ed è importantissima perché ho lavorato per tanti anni nel mondo dell'università, ma mi sono poco confrontato nella mia carriera professionale con il mondo delle performing arts. Quindi non solo una capacità di ascolto verso le istanze del vostro sistema, ma anche di imprimere al settore tutto una capacità di visione condivisa con voi ed integrata con il sistema di tutte le università e della ricerca del nostro paese. In altre parole, impegniamoci a valorizzare i punti di forza dell'AFAM, che sono il suo grande potenziale creativo, la capacità di innovazione, l'incisività rispetto all'impatto economico, che è stato già menzionato anche, vivace vocazione transdisciplinare, specificità dell'expertise e così via, per citare solo alcune delle parole d'ordine necessarie ad un settore che intenda innovarsi per davvero. Proponiamoci di uscire dalla dichiarazione di intenti finora rimasta soprattutto sulla carta, per arrivare insieme alla collocazione piena delle AFAM nella formazione terziaria, agendo strutturalmente in termini di organizzazione della filiera, specializzazione settoriale, transettoriale, definizione identitaria delle proprie mission e delle proprie funzioni in rapporto al ruolo nella società.
Vi invito a superare l'autoreferenzialità che da volte affligge il nostro settore nella sua estensione, per quanto comprensibile dato lo stato di evidente disagio in cui versa, convertendo piuttosto l'azione di ogni singolo soggetto in una capacità di valorizzazione della propria diversità, delle peculiari potenzialità e competenze che contraddistinguono ognuno di voi, anche realizzando potenzialmente un progetto come quello che avete già discusso, di un Politecnico delle Alpi. Va tenuto a mio avviso in mente quanto il proprio ruolo debba andare in ultima analisi al beneficio della collettività, nel senso più ampio del termine, affinché le AFAM possano riprendersi gli spazi che gli competono in qualità di presidi culturali e formativi interagenti e proattivi rispetto alla società, al mercato e alla politica. In conclusione, per rendere migliori le persone è in ultima analisi fondamentale che la formazione superiore, di cui io come Vice Ministro per l'Università, la ricerca e l'alta formazione artistica, e anche in mio caso l'alta formazione artistica mi è stata data con molta serenità, forse proprio per la stessa ragione, sento la responsabilità non solo politica ma innanzitutto morale. La formazione superiore è quella fascia educativa che, rivolgendosi ai giovani cittadini che si accingono ad assumere la propria responsabilità degli utili, forma anche al fine che restituiscano quanto appreso alla comunità, secondo il loro talento, nei tempi anche lunghi del rilascio di un'impronta culturale e umana. Vi assicuro che sono sensibile alla questione della necessità di avere una prospettiva lunga in termini di risultanze di un piano strategico culturale nel campo delle arti. Dico questo pensando soprattutto alla ricerca, che è un tema che mi sta particolarmente a cuore e sul cui tema delle deleghe non l'ho ancora avuto però. Sulla ricerca, tema che mi sta particolarmente a cuore e che so essere un punto di grande sviluppo potenziale anche nel vostro settore, se ben sostenuto, come vi propongo di fare. Tale prospettiva di lavoro si deve, io credo, caratterizzare attraverso una trasversalità delle iniziative, come il fine di creare un complesso di azioni tra loro interagenti. Dal punto di vista anche programmatico, io intendo il prima possibile riconvocare, reinsediare il cosiddetto CNAM presso il nostro Ministero, anche perché questa pratica di ascolto possa poi fattivamente svilupparsi attraverso un canale istituzionale. E poi volevo concludere con due riferimenti. Ho sentito il professor Abbado parlare delle performing arts, dell'importanza che svolgono non solo come sviluppo artistico, ma anche come impatto economico. Ed è assolutamente vero che gli investimenti nella cultura, gli investimenti in genere nelle arti performanti sono quelli con i più alti impatti dal punto di vista del ritorno economico, strettamente inteso, perché spesso noi non riusciamo neanche a misurare tutti gli altri impatti. E qui so che ci sono colleghi economisti della Bocconi. Chi di noi ha studiato economia sa benissimo che esiste un concetto in economia che si chiama la malattia dei costi di Baumol, che in realtà viene vista dal punto di vista economico come un problema: il perché le arti performanti non diventano più produttive, non riescono ad aumentare la propria produttività. Invece io credo che nello sviluppo dell'economia moderna e del futuro sarà proprio il contrario, cioè il valore intrinseco dell'economia che si sviluppa attraverso un'interazione tra persone, quindi specifica delle arti performanti, diventerà lo zoccolo duro, come dire, l'elemento fondativo di un nuovo modello di concezione dello sviluppo, un nuovo modello di concezione della crescita economica di un paese. Ridurre l'arte performante a una serie di una fornitura di beni e servizi significa distruggere il rapporto stesso che viene creato da questa forma artistica. E quindi secondo me quello che accadrà nei prossimi anni è che la tipologia stessa del modo in cui le arti performanti, lo dico all'inglese, le performing arts, si sono sviluppate nel tempo diventerà un nuovo modo di concepire lo sviluppo economico, al contrario di quello che aveva inizialmente studiato Baumol negli anni 60 e negli anni 70. E chiudo con un altro riferimento. Ho avuto modo nella mia vita personale di conoscere José Antonio Abreu. Ho vissuto 2 anni in Venezuela, ho visto con i miei occhi quello che è stato capace di fare con la fondazione dell'orchestra juvenile, del cosiddetto sistema, cioè portare la musica classica nelle zone più povere del continente. E qui torno a quello che dicevo inizialmente, la capacità di promotore di sviluppo che ha la musica in questo caso, ma che hanno tutte le arti performanti, non ha parallelo rispetto a qualunque altra attività umana. Noi dobbiamo ricominciare a rielaborare la nostra concezione di sviluppo per dare a chi davvero sta sviluppando, sta creando, sta sostenendo il benessere della società un posto centrale anche nella programmazione economica e politica, invece di fare il contrario che è stato fatto negli ultimi anni, cioè concepire il modello di produttività e di efficacia sulla base di parametri che sono completamente sballati.
Noi recuperando, invertendo la rotta, una sorta di rivoluzione copernicana, faremo proprio onore alla memoria di José Antonio Abreu e di tutti coloro che si sono dedicati all'impatto sociale della cultura e dell'arte per dimostrare che l'economia del futuro e la competitività del futuro, il paese migliore del futuro, sarà proprio quello che investe in queste cose più degli altri. Grazie. Grazie.